Eccoci. Bene, eccoci. Siamo sempre in questa fase iniziale nel quale cerchiamo di capire se siamo veramente in diretta, ma io credo che siamo veramente in diretta. E aspettiamo intanto, diamo un po' il tempo a qualcuno di raggiungerci e per poi poter iniziare. Allora, intanto diciamo diamo il benvenuto sia da parte mia che di Fioralba e a tutti e a tutte per questo appuntamento che per noi si inserisce in una settimana appunto ricca di iniziative, che è la settimana promossa da UNAR, l'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, che appunto proprio a livello nazionale, attraverso il coinvolgimento di tantissime realtà, sta promuovendo varie iniziative di vario tipo proprio per fare una sensibilizzazione su quello che è il tema delle discriminazioni razziali. L'Africa Chiama, quindi con il patrocinio e il contributo di UNAR, sta portando avanti appunto sia a livello nazionale che a livello territoriale appunto una serie di iniziative. Abbiamo iniziato lunedì con un'intervista appunto per noi importante, è stata veramente una bellissima occasione, con le regole del diritto perfetto. È stata nostra ospite Nogai e trovate appunto la diretta salvata sul nostro profilo Instagram. E poi abbiamo proseguito con tante attività qui sul territorio, ieri fra l'altro rivolta delle letture animate ad alta voce rivolto a bambini e bambine. E oggi abbiamo appunto un altro appuntamento a cui teniamo particolarmente, di cui siamo veramente veramente felici, che è quello appunto con Sabrina Fionai, scrittrice, autrice, con la quale appunto ci dedicheremo un po' di tempo per chiacchierare e raccontarci. Io a questo punto direi di iniziare invitando. Poi a conclusione vi dirò un po' quelli che sono gli altri appuntamenti previsti appunto da oggi fino a venerdì. Vediamo se riusciamo appunto a collegare Grazie, la Sabrina. Sabrina dovrebbe riuscire a collegarsi con noi, le abbiamo inoltrato l'invito. Ancora non la vediamo, però Dovrebbe mentre. arrivare, però mentre si collega, appunto Raffaella ha già detto appunto che Sabrina è una scrittrice, autrice, giovanissima. Sabrina, ancora più giovane, credo all'età di 16 anni, ma poi ce lo confermerà lei non appena riuscirà a collegarsi con noi, ha pubblicato i suoi primi romanzi, quindi davvero, davvero giovanissima. Da ultimo, nel 2022, ha pubblicato il suo ultimo libro che si intitola Addio a domani, ed è anche curatrice di un podcast, che si intitola Storia del mio nome. E quindi con lei, insomma, ripercorremo un po' la sua storia. Ok, un attimo solo perché Sì, ovviamente il vediamo bello della diretta prevede anche Sabrina, le difficoltà tecnologiche di cui noi non riproviamo. siamo particolarmente esperte, ma ci proviamo. E quindi eccoci, Eccola. eccoci. Ciao Sabrina, Ciao, benvenuta. ciao. Abbiamo approfittato per introdurre appunto la settimana, la 20ª settimana di azione contro il razzismo e per introdurti un po', no? Dicevamo che sei una giovanissima scrittrice e autrice. E che lo scorso anno, io appunto nel 2022, scusami, è uscito il tuo libro Addio a domani, Esatto. e sei anche appunto la curatrice del podcast Storia del mio nome, dove in qualche modo in entrambe, no, le pubblicazioni, sia il libro che il podcast, racconti la tua storia. È stata un'ottima Bene, allora. presentazione, quindi non saprei cos'altro aggiungere. Bene, grazie. Grazie di essere con noi. Noi siamo felicissime di averti qui. E quindi niente, iniziamo a fare questa chiacchierata e non so, vogliamo iniziare dal racconto di dove nasce il titolo del tuo libro? Addio a domani. Ok, va bene. Innanzitutto ci tengo tantissimo. Spero mi sentiate bene perché sto testando gli auricolari. Perfetto. Ci tengo tantissimo a ringraziarvi sia per l'invito che per l'iniziativa. Io
ci tengo sempre tantissimo a sottolineare quanto siano importanti questo tipo di incontri, soprattutto dove si dà l'opportunità alle persone razzializzate di raccontare la propria esperienza. E anche perché ci ricorda un po' che il tema dell'ascolto, del poter ascoltare gli altri, le storie degli altri, fa tantissimo la differenza, soprattutto in un contesto in cui siamo sempre meno abituati all'ascolto e a stare un attimino, non dico in silenzio, però ad aprirci verso gli altri. E la mia storia, in particolar modo, credo che sia stato uno dei miei primissimi tentativi di non solo di espormi, ma anche di portare un po' quella che ho sempre definito una testimonianza indiretta, di quelle che sono le conseguenze del razzismo nella vita di una giovanissima ragazza afrodiscendente italiana. Addio a domani è una storia che è un libro che racconta non solo la mia storia, ma anche quella delle mie due madri, della mia madre nigeriana che è stata vittima per tanto tempo della tratta della prostituzione e di come una volta rimasta incinta decide di lasciarmi in un gesto di enorme sacrificio, ma anche di rinuncia tra le braccia di un'altra donna, di una donna italiana, napoletana, e io avevo all'incirca 11 giorni. E da quel momento Antonietta diventa la mia seconda mamma e tutta la mia vita, io ero veramente piccolissima, e tutta la mia vita si divide tra queste due culture, tra questi due mondi, e io ne faccio anche un'ottima rappresentazione portando le loro voci e il loro punto di vista anche all'interno del podcast Storia del mio nome. E quindi tutto ciò che riguarda le discriminazioni, il razzismo che ho subito in maniera diretta o indiretta, non solo magari da conoscenti o mai dall'estraneo che ti capita sempre la classica battutina, però mi è piaciuto tantissimo portare anche all'interno del podcast che cosa significa crescere in una famiglia bianca e non sentirsi rappresentati al 100%. Io avevo dei contatti con la mia madre biologica, con la mia madre Gladys, molto limitati. Ci vedevamo più o meno una volta all'anno, un paio di volte all'anno, principalmente d'estate, e tutto il resto dell'anno e della mia vita ovviamente la spendevo a Napoli con la mia famiglia napoletana, fino a che il rapporto tra me e mia madre non è andato in qualche modo un po' a disintegrarsi, soprattutto durante gli ultimi anni, che mi hanno anche spinto a trovare il titolo Addio a domani, che dedico direttamente alla mia madre biologica, soprattutto soffermandomi su quell'addio che do un po' a lei quando in qualche modo non ero abbastanza nigeriana, ma avevo assunto degli atteggiamenti troppo italiani, come se ci fossero degli atteggiamenti troppo italiani che una persona che ha origini nigeriane non deve assolutamente avere. Quindi la mia è una storia che parla tantissimo, non solo di rappresentanza, ma anche di ciò che ha significato per me trovare una sorta di equilibrio identitario. Infatti, nella tua storia, forse più di altre, c'è questa dicotomia, no? Tra le due culture, tra i due sensi di appartenenza, è molto forte, no? Proprio perché tu racconti anche delle tue due madri che in qualche modo rappresentano quelle due parti che compongono poi quello che è Sabrina a tutti gli effetti, no? Parafrasando quello che ho letto anche di altre interviste, di altre tue interviste. E, se non sbaglio, dici, no? È come se fossi su due sponde e ogni volta che sono su una sponda mi sento sulla sponda sbagliata, Sì, no? esatto. Perché, appunto, come hai detto anche adesso, per la tua madre nigeriana non eri abbastanza nigeriana, quando eri in Italia magari non ti sentivi abbastanza italiana. Quindi ecco, in entrambe le direzioni, come il razzismo più plateale o come quelle di cui abbiamo discusso anche lunedì con Noghei, le microaggressioni, eccetera, hanno influito nel tuo percorso, cioè quanto ti hanno spinto anche nel diventare in qualche modo, no, attivista e nel parlare, nel promuovere un ascolto attivo. Allora, sicuramente cioè il mio lato da attivista, tutto ciò che ha a che fare anche con l'antirazzismo, passa nel mio caso necessariamente attraverso la scrittura, perché io prima magari di portare cioè proprio un movimento attivo su alcune tematiche, sono necessariamente una scrittrice perché ho bisogno di identificarmi in quella che è la mia professione, in ciò che mi piace fare. Ed è attraverso la scrittura, in realtà, che poi ho scoperto un mezzo fondamentale, anzi uno strumento fondamentale per poter portare non solo quelle che sono le mie idee, perché poi alla fine ognuno ha un'idea piuttosto che un'altra, ma di poter portare qualcosa di non solo reale, ma anche leale nei confronti del lettore e della lettrice, e
Quando io scrivo questo romanzo, non ho mai la pretesa che sia un saggio contro il razzismo, un saggio sull'antirazzismo, perché ovviamente ce ne sono dei migliori scritti molto meglio, di persone molto più competenti, ma io portavo semplicemente quella che vuole essere un po' un'autobiografia. E quando racconto la mia storia è inevitabile che ci siano degli elementi razzisti e discriminanti nei miei riguardi, perché per me sarebbe stato un po' come far finta, mettere la polvere sotto il tappeto e far finta che questa cosa qui non esista. No, io porto quella che è stata la mia vita, e se ci sono le tematiche legate al razzismo, perché erano inevitabili, perché sono accadute quando ero molto piccola, quando ero piccolissima, e io ricordo esattamente l'episodio in cui questa cosa qui per me fu lampante, quando frequentavo circa la... Sì, le scuole materne, la sì, avevo 5 anni, nemmeno 6, e io sapevo, sentivo di essere diversa dagli altri. E una cosa che quando ho l'opportunità di incontrare anche i ragazzi delle scuole, una cosa che dico sempre ad ogni appuntamento è quella che bisogna un attimino riprendere quella fiaschetta meravigliosa che ci hanno insegnato, che siamo tutti quanti uguali, dobbiamo volerci tutti quanti bene, e decostruirla completamente, perché non è assolutamente vero che siamo tutti quanti uguali. Siamo già voi due accanto, una accanto all'altra, siete diverse, così come sono diversa io da voi. Però se ci insegnano che siamo uguali, dobbiamo volerci bene perché siamo uguali, allora se notiamo qualche diversità, in automatico siamo portati a respingere. E io ricordo questo episodio di mie bambine di 4-5 anni che facevamo sempre queste prove, tipo per un saggio di fine anno, una cosa tipo teatrale che si organizzava a scuola. E eravamo un coro di bambine che doveva tenersi per mano. E io ricordo che tenevo la mano alla bambina alla mia destra, ma non al bambino alla mia sinistra, perché avevo paura che in qualche modo. Cioè, lui non me la chiedeva, io non gliela davo, quindi si creava un po' questo vuoto tra noi due. Io non gli volevo dargli la mano perché ero troppo terrorizzata dall'idea che se lui avesse rifiutato la mano era perché era una bambina nera, perché teneva la mano anche agli altri, si tenevano tutti quanti per mano. Quindi la mia paura di essere rifiutata mi ha spinto a non dargli mai la mano. Finché poi, arrivati al saggio di fine anno, io decido di dargli la mano e lui ovviamente me la scansa via. Quindi, insomma, anche per finale edulcorante che dice, vabbè, quantomeno edificante come cosa, invece no. E io però mi ricordo che quello è stato esattamente il momento in cui io ho percepito di non essere apprezzata dagli altri. Ed ero piccolissima, avevo 4-5 anni, però me lo ricordo chiaramente. E crescendo, per me era fondamentale nascondermi, farmi vedere sempre di meno. Circa un mesetto fa ho incontrato dei ragazzi di una scuola vicino Torino e c'era questa ragazza di 15 anni, musulmana, che indossava il velo in classe e mi ha lasciato una lettera. E in questa lettera, quando l'ho letta una volta arrivata a casa, lei mi diceva che indossa sempre questo velo nero. E quando la madre le diceva, dai, tanti tantissimi altri colori, perché indossare proprio quello nero, che comunque magari è meno carino rispetto agli altri? Diceva, no, mamma, perché il nero sta bene su tutto? E lei in questa lettera mi confida che indossava quello nero perché quello nero si nota di meno, perché è più facile passare inosservati. E io mi rendo conto che una cosa che ti fa tantissimo desiderare il razzismo è quello di non farti vedere dagli altri, di volerti necessariamente nascondere, di stare sempre un passo indietro. Io mi ricordo che per quanto potessi provarci, poi sono anche alta 1,80 m, quindi in qualsiasi camera io possa entrare, vengo sempre tantissimo notata. E ad un certo punto devi far sì che quello che per tanto tempo hai provato a nascondere diventi uno dei tuoi punti di forza. E io a 12 anni, ad esempio, riflettevo sul fatto e quasi mi rendeva triste e pensavo, cavolo, io però avrò la pelle nera per tutta la vita. Cioè io non saprò mai che cosa significa avere la pelle bianca, non saprò mai cosa significa entrare in una stanza, in un locale proprio del mio paese, del paese che amo, in cui sono cresciuta, in cui sono nata, e non sentirmi via di troppo, e non sentirmi a disagio. Però la stessa cosa magari mi capita se vado in un paese, in un locale in Nigeria, verrò notata come quella che arriva dall'Europa, come quella che però non ha il broken English come primo inglese, che ha un accento un po' più particolare, che mangia in modo diverso rispetto a noi. Quindi se magari in Nigeria era più ironizzare su questa cosa del non essere nigeriana, in Italia invece è sempre stato molto 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 frustrante. Senti Sabrina, vedo che c'è qualcuno che ha fatto una domanda e fra l'altro si collega molto bene a quello che ti avrei voluto chiedere io adesso. Allora, Hashim, non vorrei sbagliarmi Sì, la anche perché pronuncia. la metto un po' più in giù, ok. Sì, ok. Chiede, ciao, allora vorrei sapere com'è la situazione sul razzismo in questo momento e come vedete il razzismo fra 10-15 anni prossimi. Infatti la mia domanda, per dire che insomma si collegava molto, era un po' innanzitutto chiederti
Sei giovanissima, hai 25 anni, quello che magari se avevi visto già, diciamo, dei cambiamenti da quando eri piccola, ce l'hai raccontato adesso, ad oggi, e se effettivamente come vedi un po' la prospettiva, un po' l'andamento verso quale si sta, verso appunto quello che stiamo andando. Allora, un cambiamento che non posso veramente ignorare è quello della rappresentazione. E io faccio sempre il paragone tra la Sabrina bambina di 7, 8, 9 anni e una bambina oggi che nasce da genitori stranieri, però nasce o cresce in Italia più o meno della stessa età. E a cosa ci possiamo aggrappare? Io quando ero piccola mi aggrappavo tantissimo, cioè ero una bambina che immaginava, era piena di creatività, quindi faceva un sacco di disegnare e ho guardato tutti i cartoni animati possibili esistenti. Però inizialmente erano i cartoni animati, ma i film, poi sono diventati libri e letteratura e in tutto ciò in cui io riuscivo a rifugiarmi, quando ero una bambina molto timida molto, e molto introversa, non c'ero mai, non c'era mai una rappresentazione di quella che effettivamente fossi io. E se adesso proviamo a dirlo, ci dicono la principessa è il ranocchio, però la principessa è il ranocchio, vediamo che la principessa è un ranocchio per la maggior parte del film, quindi nemmeno lì si parla al 100% di rappresentazione, però potersi affacciare a realtà diverse. Che non siano però necessariamente uno stereotipo o negative. No, io quindi, i miei primi tre romanzi, ad esempio, li ho scritto quando avevo 16 anni, erano queste storie d'amore, ma che avevano tutti quanti come protagonisti persone dalla pelle bianca. E non perché fosse una scelta mia stilistica da autrice che posso scegliere di farli tutti quanti bianchi o neri, ma perché per me non c'era un'alternativa. Cioè io non riuscivo nemmeno a vedere quello che effettivamente è il colore della mia pelle, nemmeno il commesso al supermercato dell'ultimo capitolo, no, niente, non, erano tutti quanti bianchi, con gli occhi verdi, azzurri e i capelli biondi. E non, però non era una scelta libera, ho sentito soltanto successivamente che non fosse una scelta libera. Così come cambia la rappresentazione, cambia anche il razzismo. Che oggi una bambina di 8-9 anni possa banalmente ascoltare il mio podcast che è fatto da un'attrice non solo nera, ma nera italiana, che la differenza è anche quella, diventa sostanzialmente quella. Sapere che esistono attori, attrici, medici, ricercatori, ricercatrici che sono di origini magari straniera, ma che sono nati e cresciuti in Italia, anche se da genitori stranieri. E quella roba lì fa un impatto devastante ed importantissimo nella crescita di questi bambini e di queste bambine. La situazione del razzismo poi muta in automatico a questa serie di cambiamenti e di rappresentazioni. Se ne parla di più. E adesso c'è sempre magari quella scusante di questa polizia del politicamente corretto, quindi non si può dire più niente, non si può fare più niente. No, siamo sempre stati abituati ad usare N-word perché no, in Italia ha un significato diverso rispetto agli Stati Uniti. No. Il problema è che non è che non si può dire più niente, innanzitutto cioè, si può sempre dire qualsiasi cosa, non è mai arrivato veramente un poliziotto del politicamente corretto col manganello a dirti che non puoi dire delle cose, ma è importante sapere, meglio comprendere che le cose che accadevano prima non venivano denunciate, si era quasi abituati ad uno stato di sottomissione nei confronti dell'altro e questo in realtà anche, ha a che fare con il colore della pelle, ma ha a che fare anche con tantissime altre categorie. E il fatto che ora sia voce, sia la voce di poter dire quando una cosa ci dà fastidio, non ci sta bene, il modo in cui siamo trattati, i preconcetti di cui siamo vittima, sembra che dia più fastidio, che si parli molto più di razzismo rispetto a prima, che non ci sia più una giusta convivenza tra una cultura e l'altra, perché adesso si è tutti troppo arrabbiati e tutti troppo nervosi, no? E c'è quasi questa isteria di massa su delle cose che in realtà hanno sempre fatto del male, ma che dall'altra parte non c'è il coraggio, non c'è la forza di poterle denunciare. Tra 10-15 anni mi viene da pensare che si parlava che per raggiungere la parità di genere in Italia servono tipo 100-130 anni, e immagino molti di più per poter riuscire a far combaciare anche quella identitaria. Però tra 10-15 anni penso anche che i ragazzi che ho incontrato in questi 2 anni saranno i prossimi trentenni o quarantenni, e non dico che saranno male anche i prossimi governatori, però sono delle persone che hanno nel proprio bagaglio culturale un'inclusione, un saper approcciare all'altro che è completamente diverso da quello che si avevano 10-15 anni fa o che si ha tutt'oggi. Mi porto in conclusione soltanto un episodio che mi ha raccontato un mio carissimo amico, che aveva questo nipote che, parlando del padre di questo bambino che conosceva,
Il padre non riusciva a capire di chi parlasse, dice: no, come no, quello che ha gli occhiali, che viene sempre con lo zaino blu, ma come papà non te lo ricordi? E finché il padre non l'ha visto, ha detto: ah, ma è bambino nero, cioè era banalmente il bambino nero. Poi al figlio è venuto in mente di dire: sì, papà, quello dalla pelle nera, da quello della pelle marrona, marrone è quello che è diverso. No, lo descriveva per tantissime altre caratteristiche. Quindi già il fatto banalissimo, piccolissimo, che noi vediamo delle cose che le generazioni che ci saranno tra 10-15 anni non vedono oggi, o comunque alla quale saranno, passatemi il termine, abituati, fa sperare molto meglio. In questo che dici, Sabrina, mi viene in mente anche, non lo so se concordi, volevo condividerlo con te, che ovviamente in tutto questo la scuola, cioè due aspetti, secondo me, due elementi che possono e devono sicuramente prendere coscienza di quanto possono fare la differenza, siano da un lato la scuola, perché come dici tu, un bambino molto piccolo, diciamo così, arriva e forse è privo, no, di una struttura già impostata, e quindi ovviamente vede il bambino con gli occhiali, e per lui la caratteristica sono gli occhiali che lo differenzia dagli altri. Invece purtroppo mi sento di dire che ancora a livello scolastico, insomma, c'è tanto lavoro da fare. Se immaginiamo anche, appunto, tu dicevi il discorso della rappresentanza, cioè i libri scolastici, la storia, cioè anche le immagini che sono nei libri scolastici. Forse c'è un bambino diciamo, con la pelle scura a par nel libro d'inglese, forse, Sì, forse, perché se esatto, sì. perché è Billy o della scuola. Quindi da un lato la scuola, dall'altra il giornalismo, cioè le parole e la rappresentanza che viene fatta sono importanti. Quindi volevo chiederti un po' un tuo parere su questi due ambiti, cioè la scuola e la comunicazione, il giornalismo, sul quale appunto tu lavori facendo anche un podcast. Su quello scolastico è... io non so, adesso non ho parenti che hanno bambini che vanno già in età scolastica, però io mi ricordo di... Posso assicurare che Billy appare Sì, forse solo nel libro di Billy appare solo nei libri d'inglese, però oppure mi ricordo sui libri di geografia che tutti quelli neri erano tutti quanti africani, quindi cioè, quelli occidentali erano tutti quelli bianchi, ovviamente c'è questa cosa della pelle leggermente giallina per quanto riguarda gli asiatici, come se poi gli asiatici fossero soltanto i cinesi, abbiamo pure questa cosa che quando ero bambina pensavo gli asiatici fossero soltanto cinesi, no? Non si tiene in considerazione anche dei neri asiatici banalmente. E, quindi se io a so, 8-9 anni ho questa rappresentazione qui, che certo è normale magari non pensare che già oggi si possa prendere e mettere un 5 bambini neri e 5 bambini bianchi e dire che quella è l'Italia, però anche mettermi un solo bambino nero e dire che comunque quel bambino nero è comunque italiano e far capire che, ma anche perché cioè, lo vedono tra di loro, nelle loro classi, che nelle classi accanto, che ci sono bambini che non sono tutti quanti uguali, che sono ancora più diversi. Quindi è fondamentale. Non dico prepararli perché non stiamo andando in guerra, però fargliene rendere conto, fargliene rendere conto che non è una cosa strana, non è una cosa particolare o sulla quale spaventarla, quale spaventarsi. C'è un altro episodio di un'altra bambina che faceva questo corso ad un dopo scuola, anche era piccolissima, e che l'insegnante le aveva messo in sottofondo Gali, una canzone di Gali. E c'era questa cosa che mi fece morire perché lei diceva: ma questo è Gali? Sì. Ah no, mio padre mi ha detto di non ascoltarlo perché Gali è africano e non devo ascoltarlo, però io lo ascolto comunque, non mi interessa. No, e quindi cioè, tu c'hai questa cosa che a casa ti dicono non ascoltarlo perché questo è africano, cioè magari manco tanto per il testo sarà stata Cara Italia come canzone, però non va ascoltato assolutamente perché è africano. Però è importante che nel momento in cui l'alternativa, un'opzione non arriva dalla casa, dalla famiglia, che si abbia all'infuori. All'infuori è fondamentale dare più opzioni, non soltanto dell'integrazione, che comunque è una parola che uso con tantissime, con 100.000 pinze, però riuscire a dargli un'alternativa che non sia magari il razzismo dei genitori a casa o magari anche viceversa, no? Stare anche attenti a che tipo di educazione si sta inculcando i propri figli anche attraverso il sistema istruttivo scolastico. Per quanto riguarda invece tutto quello della comunicazione, cioè, molto spesso mi sembra che
anche sui giornali, sulle notizie che arrivano, c'è sempre una fetta di popolazione che è completamente tagliata fuori. Adesso parliamo nel caso ovviamente del razzismo, delle persone, nel mio caso nere, di cui posso discutere io, però in realtà in generale c'è sempre un po' questa fetta di popolazione che non esiste e che non esistono nemmeno tanto le sfumature. Mi porti un esempio che sembra anche un po' fuori contesto, ma che è quello banalmente di Geliere e di Sanremo, sulla questione del razzismo contro i napoletani, comunque parlo anche da napoletana. Però quando mi rendo conto dei commenti che riceve, che ha ricevuto Emanuele in quel caso, mi rendo conto che non esistono le sfumature, cioè che se la Napoli è tutta la Napoli ignorante, non esiste la Napoli culturale, oppure non esiste qualcosa che è nel mezzo. E la stessa cosa viene fatta con la rappresentazione magari anche di una persona nera. Tantissimi ragazzi di seconda generazione, questa qui è una cosa magari che può essere passata un po' in sordina, però mi è sembrato di vedere, o quantomeno nel mio caso sicuramente, che si sono più rivisti durante il Festival di Sanremo in personaggi come Geliere rispetto magari ad un Galli o ad un Mahmood, no? Cioè, Geliere è stato addirittura accusato che il testo non si capiva nulla perché sembrava scritto in africano, quindi, e che probabilmente era da lì che partisse, e, come se tra l'altro l'africano esistesse. E, quindi c'è cioè, anche un certo modo di prendere gli altri e marginalizzarli che ti fa sentire non solo estraneo e non visto, ma o troppo invisibile oppure così tanto visibile da dare fastidio. No, e nella comunicazione io questa cosa la sento molto molto forte perché togliendo tutte le sfumature diventa o il caso dell'ivoriano che ha violentato la ragazza, eccetera, quindi tutta una serie di commenti, sono degli incivili, sono degli animali, che si entrano nel loro paese, bisogna brindare quando una barca affonda, eccetera. Oppure dall'altra parte l'immigrato che è arrivato e si è laureato con 110 e lode in giurisprudenza, no? Quindi devi. O sei il classico che è un delinquente ed è arrivato qui a delinquere, oppure devi dimostrare al 100% di essere meritevole, di essere sul suolo italiano, con una laurea, con uno studio, con del lavoro, essendo cittadino onesto, oppure quella roba che ho trovato anche abbastanza ghiacciante durante il periodo del Covid, di quel ragazzo nigeriano che si era offerto di pulire le strade gratis, chi passava mai gli lasciava qualcosa, ma lui era un suo modo per poter dimostrare la sua gratitudine al paese che lo stava ospitando e accogliendo, no? Quindi c'è anche quella narrazione lì, a un certo punto non solo diventa pesante, stancante, ma anche pienissima di preconcetti, il fatto che tu sei meritevole di avere il mio rispetto, di stare qui soltanto se mi sai dimostrare la tua utilità, no? E quanto sei bravo, e quanto sei intelligente, e quanto sei pieno di valore. Altrimenti, se non sei quella cosa lì, da 110 e lode in giurisprudenza, oppure che mi pulisce i marciapiedi, sei solamente un delinquente che qui è delinquere, non puoi stare nel mezzo. Grazie, hai dato Grazie. tantissimi spunti in una. Sì, mi sono venute in mente mille domande da farti adesso. proprio parlando, no, dei pregiudizi, no? Se dovessimo dare un consiglio sia, mi viene da dire, ai ragazzi, ai bambini, ai più giovani, che appunto non hanno sovrastrutture che percepiscono le caratteristiche della diversità proprio perché siamo tutti diversi, come hai detto tu all'inizio di questa diretta. Sia invece a quegli adulti non volutamente razzisti, ma che hanno interiorizzato e naturalizzato talmente tanto delle pratiche discriminatorie, leggere, di microaggressione, cioè percepite leggere o non percepite affatto. Cioè, secondo te c'è un consiglio, ci sono degli strumenti che possiamo attuare per evitare che queste microaggressioni si attuino? E stessa cosa invece per i giovanissimi. Quali strumenti utilizzare per evitare di cadere in queste sovrastrutture che poi ci portano a naturalizzare delle discriminazioni di cui non ci rendiamo neanche più conto? Allora, è un consiglio, io se dico sempre che sarebbe fantastico potervi dire, no, guardate, su Amazon c'è questo manuale su come non essere razzisti, ce lo leggiamo e impariamo tranquillamente. E purtroppo il manuale non esiste, ma non per questo non possiamo lavorarci. Una cosa che io trovo fondamentale e importantissima è innanzitutto rendersi conto non solo del proprio privilegio, ma anche di essere effettivamente razzisti.
se noi iniziamo a dire siamo tutti avanti razzisti, non mi salvo nemmeno io, non si salva nessuno in nessun caso, nemmeno le persone che mi dicono io non sono razzista nei confronti dei neri, ma sono razzista nei confronti dei cinesi, e non è che ti rende un razzista migliore o un razzista peggiore questa cosa qui. Così come non esiste il razzismo al contrario, perché il razzismo non è una questione, cioè che hanno solo i bianchi nei confronti dei neri, ma che indubbiamente ha un peso specifico, ok? E rendersi conto, quando parlo ovviamente di bianchi e neri, intendo dire che anche io posso aver interiorizzato un certo tipo di razzismo nei confronti delle persone nere, ma anche rispetto al contesto e alla società in cui sono cresciuta e alle cose a cui sono stata abituata, no? Perché nessuno si sveglia la mattina e dice oggi decido di essere razzista, oggi decido di non essere razzista. Però rendersene conto è fondamentale. Io ai ragazzi dico anche, porto anche sempre l'immagine del lei, che nella lingua italiana siamo abituati a dare del lei alle persone adulte, però quante volte ci è capitato di interfacciarci con una persona dalla pelle nera o di un'altra etnia e non dar loro del lei, noi gli diamo direttamente del tu. E questa cosa qui è veramente una briciola piccolissima che però faccio notare perché il rispetto per l'altro parte tantissimo attraverso il linguaggio che utilizziamo, la narrazione che diamo di quei corpi, di quelle persone, ed è un passaggio piccolo ma anche fondamentale, e rendersi conto banalmente che non è la cosa del non volermi sedere accanto a una persona nera nel bus, perché quella lì è, cioè io ho più spazio, sono sempre contenta quando nessuno siede accanto a me. Però ci sono tantissime cose che rendono gli altri non solo così tanto lontani, ma anche così tanto difficili da comprendere. E ci sono tantissimi bias che abbiamo, un numero elevatissimo, e per riuscire a scardinarli uno dopo l'altro bisogna innanzitutto comprenderli, quindi leggere tantissimi saggi. Io adesso mi viene in mente uno che è veramente molto bello di Ijeoma Olu, E così vuoi parlare di razza, edito da Artilon, e quella forse è anche una chiave di lettura molto interessante da dare anche ai giovanissimi, perché è un libro molto 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 semplice. Ascoltare, informarsi e non credere di trovarsi sempre dalla parte giusta della storia, perché molto spesso c'è anche un altro tipo di narrazione, e riuscire a diversificare, ok? Cioè, è importante rendersi conto anche di che cos'è un pregiudizio. Diversificare significa che io non devo mai pensare che quella persona lì possa, come si dice un po' a Napoli, portare la bandiera di tutti quelli come lui o, di come, o come lei. È fondamentale rendersi conto di questo e riuscire anche a dare il giusto rispetto. C'è sempre questa cosa di cui mi rendo tantissimo conto, che ci si dà sempre l'impressione che gli altri siano l'eterno dovere nei nostri confronti, no? E questa cosa la facciamo un po' tutti. Se invece ci rendiamo conto che noi abbiamo tutta una serie di privilegi che non ci siamo guadagnati, ma che siamo cresciuti, abbiamo avuto la fortuna banalmente di crescere in un modo piuttosto che in un altro. Io, ad esempio, ho il privilegio di conoscere la lingua del paese in cui sto vivendo, quindi conosco i miei diritti, conosco la Costituzione, conosco come, so come muovermi se ho qualche tipo di bisogno. Ma magari un ragazzo che è immigrato stamattina in Italia si trova completamente senza nulla, senza conoscere la lingua, e gli verrà anche data la colpa di non conoscere la lingua del paese in cui si trova, come se noi ci venisse data la colpa domani di andare in Francia e di non conoscere il francese, e per questo verremo marchiati a vita. Quindi una cosa che io tengo veramente necessaria è quella di riuscire a diversificare, informarsi, ascoltare, aprirsi al prossimo e riuscire anche a riconoscere quelli che sono i propri limiti. Grazie Sabrina. Senti, noi abbiamo un'ultima domanda che qualcuno potrebbe dire, diciamo, ci autoinfliggiamo Zappa. la zappa sui piedi, si dice. Ma l'abbiamo fatta anche a Nogai, quindi ci interessava anche il tuo parere. Volevo chiederti, noi, come sai, siamo una ONLUS, una ONG. E sicuramente, diciamo, facendo un po' come posso dire, un mea culpa, siamo consapevoli del fatto che questa narrazione sbagliata di cui abbiamo parlato tanto in questa intervista, sicuramente è anche responsabilità del mondo delle associazioni, cioè non possiamo dire che non sia così, perché sicuramente, diciamo, negli anni, appunto, tanto si è, diciamo, le associazioni hanno sicuramente un po' favorito ad un'immagine stereotipata appunto del bambino che soffre la fame, della situazione africana e Le quant'altro. moschette in viso. Le mosche
viso, sono immagini che tutti quanti abbiamo, che per carità non vuol dire che non ci siano, però sappiamo che è tanto altro, ecco, non è solo quello. E in questo, quindi sicuramente diciamo la nostra pagina Instagram e anche la diretta verrà salvata qui, sarà soprattutto, noi ci auguriamo appunto seguito da chi ci segue anche soprattutto. Quindi un po' ti chiederei, e ovviamente chi ci segue, ecco, sono persone che cioè, in qualche modo hanno una propensione di solidarietà, di empatia, di vicinanza, cioè sono persone che già in qualche modo. Non lo so, mi viene da dire, sono persone sensibilizzate, no? Cioè persone che già stanno seguendo una pagina che si chiama L'Africa Chiama, quindi comunque diciamo una vicinanza la colgo. Non stiamo parlando a un popolo di razzisti in senso, diciamo, assoluto. Ma nonostante questo, tu lo sai meglio di me, cioè anche, diciamo, questa target di persone, ci metto anche io tanti, cioè comunque sia inconsciamente tante volte, però comunque attuiamo delle microaggressioni, cioè comunque portiamo avanti, appunto abbiamo una modalità che può essere invece ferita e può in qualche modo creare dolore. Quindi volevo chiederti se potevi dare un consiglio, ecco, in modo specifico a persone che in qualche modo già sono, no? Cioè dimostrano questa vicinanza, ma che sicuramente, diciamo, questa vicinanza non li esula dal dire bah, ma io cioè, sono già pro Africa e Eh sì, quindi sono sono a posto. arrivato, capito? L'atteggiamento è un po' quello. E invece è proprio là che forse secondo me bisogna invece fare ancora più attenzione, paradossalmente, come si dice tante volte, una persona che inizia la frase col dire io non sono razzista, già qualcosa forse è un campanello Io non d'allarme. sono razzista, ho un'associazione, io non sono razzista, ho tanti amici neri, io non sono razzista, sono il social manager dell'Africa Chiama, quindi non, come puoi accusare proprio me? Ma in realtà è molto semplice, perché io penso che l'uomo di suo si è abituato ad apprendere guardando quello che fanno gli altri, poi fanno un po' tutti i cuccioli di animali. Quindi per me l'immagine è quella di non avere mai la presunzione, quando si fa questo tipo di lavoro, di avere già le risposte sul come farlo, okay? Quindi anche lavorando in diversi contesti. Certamente saprete molto meglio di me come gestire un'associazione e tutto ciò che ne ha a che fare, perché io non ce l'ho e non ho più pari idea di come funzioni. Però se uno sente magari di avere certi tipi di mancanze nell'approcciare alle persone che comunque sono diverse, sono sempre tutte quante diverse, l'associazione di cui fa parte, non sarebbe molto utile, molto semplice vedere come lo fa un altro che però ha tanto a che fare con quella persona. Quindi non parlo nemmeno di me, però magari di una me che ha un'associazione, di una me che fa quel tipo di lavoro. E non cadere mai nell'errore di pensare che tutte le persone, adesso parliamo di persone nere perché parliamo nello specifico di razzismo, però magari tutte le persone nere sanno come affrontare il tema del razzismo. Quindi noi magari facciamo questo plan, prendiamo una tizia casissimo, però che ha la pelle nera, che non fa né l'attivista, né la scrittura, che non fa niente, però ha la pelle nera, e dire ok, abbiamo anche lei all'interno, possiamo giocarcela bene, dire che abbiamo la nostra quota black, oppure abbiamo qualcuno che in qualche modo ci insegna a stare con gli altri e quindi siamo coperti, siamo salvi. No, è fondamentale, quando parlavo anche della questione di diversificare, però di conoscere le proprie competenze. Quindi io prendo una persona che è capace del lavoro che fa e che in più ha qualcosa alla quale io non sono ancora pronta e non sono preparata, perché prendere una persona nera a caso, come dicevo prima, il razzismo non ha una direzione, potrebbe comunque portare tutta una serie di preconcetti, però indubbiamente prenderne una che non solo ha fatto lavoro su se stessa su quei preconcetti, ma che sa anche come relazionarsi in un campo specifico, è qualcosa di fondamentale che fa tantissimo la differenza. Quindi quel consiglio che mi sentirei di dire io è non quello di fare un passo indietro, perché quella cosa di fare un passo indietro per me è molto sopravvalutata, ma quella di far sì che qualcuno possa affiancarci, di non voler stare per forza noi davanti e dimostrare quanto siamo bravi, quanto siamo antirazzisti, quanto siamo riusciti con il nostro lavoro a fare tantissime cose belle, però magari in quelle cose belle che facciamo continuiamo a marginalizzare l'altro e a farlo sentire sempre come se noi stessimo salvando la vita e ci deve tutto il possibile. No, sapersi affiancare, riuscire anche con tutta una serie di metodologie a comunicare
comunicare con l'altro. E su quello la base è la stessa delle risposte che davo precedentemente, è l'educazione, sapersi istruire a come fare certe cose, perché io sono dell'idea che tutti quanti possiamo saper fare delle cose, bisogna semplicemente imparare o che qualcuno ci insegni, e non avere mai la presunzione di saper già fare tutto. Grazie Sabrina, grazie mille. Hai Grazie. lanciato veramente tanti semini che speriamo crescano Grazie in qualche modo. mille a voi. E soprattutto il grande beneficio dei social e di questo tipo di comunicazione in questo periodo sia proprio quello, no, di riuscire ad arrivare a una narrazione differente, quella che fai tu, quella che fa appunto No Gay con le regole del diritto perfetto. Abbiamo avuto con noi Sambu Buffa e tanti altri che adesso magari non mi viene il nome su due piedi, però ecco la fortuna di poter raggiungere un ampio pubblico anche attraverso i social è proprio quella di poter scardinare la narrazione e ribaltarla in qualche modo e ecco va sfruttata a pieno, mi viene da dire. Grazie mille per essere stata con noi, Grazie. Grazie mille a davvero voi, è stato un tanto. grandissimo piacere. Grazie mille. Adesso diciamo gli ultimi appuntamenti della No, settimana. brevemente, così poi Liberiamo liberiamo Sabrina. tutti, soprattutto Sabrina. Allora, dico che domani, diciamo perché ancora non l'avesse fatto, uscirà una newsletter dove appunto riporteremo i link di queste interviste, ma soprattutto ci saranno anche altre interviste, quindi chi vuole può iscriversi oggi per poi riceverla domani. E poi venerdì avremo l'appuntamento, diciamo l'incontro finale di questa settimana, parleremo appunto del conflitto in corso proprio in questi mesi, appunto. Brutale conflitto che affligge appunto le popolazioni palestinesi e avremo l'incontro alle ore 21 a Pano alla Sala della Cultura in Via Arco d'Augusto con ospite la giornalista Anna Maria Sevini, quindi sarà un incontro in presenza. Bene, Bene. chiudiamo qui. Grazie ancora Sabrina e grazie a tutti Grazie. e tutte che ci hanno seguito e che ci seguiranno nei prossimi giorni. Grazie mille Grazie Sabrina. mille. Un abbraccio. Ciao. Ciao.